per completare questo delizioso quadretto. Dunque, partiamo dall'ABC. In Lombardia andare in consultorio è diventato un terno all'otto, non meno che cercare un posto dove fare un'interruzione di gravidanza, perché ce ne sono, come avete già anticipato prima, almeno tre tipi, cioè i consultori pubblici, quelli che seguono la legge 405, la legge regionale, istituiti dalle regioni e che afferiscono alle ASL, quelli privati accreditati e quelli privati non accreditati. Non esiste un database, diciamo così, dove cliccando in internet alla ricerca di un servizio io posso trovare da dove andrò a trovare quel servizio. Cerco i corsi preparto, devo passare la giornata spulciando appunto tra i risultati di Google, perché non c'è un database dei servizi disponibili, neppure dei servizi disponibili in realtà dei consultori pubblici, perché ci sono voci molto generali, ma non potrei mai sapere dov'è e quand'è per esempio il consultorio adolescenti se non telefonando direttamente alla sede, cosa che in realtà abbiamo provato a fare un po' come ha fatto la consultoria per i consultori pubblici, una sorta di mappatura dei servizi, dove chi fa che cosa e come, e è un delirio, perché allo stesso modo che negli ospedali le operatrici sono terrorizzate, quindi non rispondono. L'unico modo per saperlo è andare di persona, spiegare che sono semplicemente un utente di consultorio e vorrei sapere che consultori, che servizi ci sono qua, allora puoi avere, però sempre con grande parsimonia, perché i corsi preparto per esempio sono affollatissimi, quindi l'idea che venga messa a disposizione di tutti l'informazione che in quel tal consultorio c'è il corso preparto il tal giorno è un incubo, perché già siamo pieni di lavoro fino a qua, se tu anche me lo pubblicizzi è un problema. Quindi questa è la situazione a pennellate. Però come siamo arrivati a questa situazione? Dicevamo i numeri, se può essere utile: 152 consultori pubblici nel 2013 in Lombardia e 85 privati accreditati, più della metà. A Milano sono 28 consultori pubblici e ben 19 privati accreditati. Che cosa fanno questi consultori? Allora, i consultori pubblici svolgono in maggioranza prestazioni legate al sanitario, visite ginecologiche, contraccezione, controlli UG, tutto ciò che è legato al sanitario. I pubblici, i privati accreditati si muovono più nel cosiddetto sociale. Cosa c'è dentro questa scatola del sociale? Consulenze di mediazione familiare, adozioni, matrimonio, incontri prematrimoniali, incontri di gruppo sulla contraccezione, rapporto mamma-bambino, gravidanza parto. Allora, i pubblici si attestano di più sul sociosanitario, i privati più sul sociale, ma questo ha anche un senso a livello di denaro, perché la tappa principale di questo processo che abbiamo chiamato di controriforma è nel 2000-2001, quando, sapete già, c'è stata la riforma del sistema sanitario lombardo, per cui si è passati al sistema dell'accreditamento delle strutture private. Quindi i tre punti di questa cosa epocale per la sanità in Lombardia che accade nel 2001 sono: l'accreditamento, il sistema delle tariffe e della remunerazione, l'introduzione dei ticket, che prima non c'era, e l'obiezione di coscienza di struttura. Allora, cominciamo da qui. Grazie a questa riforma, proprio nel DRG, nel DGR, che stabilisce come devono funzionare i consultori in Lombardia, c'è scritto che, in deroga a quanto stabilito dalle norme, i consultori familiari privati possono escludere dalle prestazioni rese quelle previste per l'interruzione volontaria della gravidanza, comprese quelle connesse o dipendenti da dette prestazioni. Quindi un'intera struttura, ma peraltro già succede con le strutture ospedaliere. San Raffaele, telefonando, anche lì: ma noi facciamo obiezione di coscienza di struttura, cioè tu
ospedale San Raffaele non fa l'interruzione di gravidanza, però fa la diagnosi prenatale, quindi quando poi scopri che c'è il problema dell'interruzione del secondo trimestre sono cavoli tuoi. Comunque arrivavano in pronto soccorso della bella. Eccoli qua. Allora, cosa succede a accreditamento? Succede che l'ASL non ha più in carico la gestione diretta dei servizi, ma l'ASL ha semplicemente funzione di PAC, cioè programmazione, acquisto e controllo. In pratica è il borsellino, cioè il portafoglio che dà i soldi. Quindi strutture private vengono parificate alle strutture pubbliche sulla base di certi requisiti, ovviamente. Questi requisiti non sono quelli della legge 405 sui consultori, abbiamo visto. Quindi strutture private possono chiedere di essere parificate alle strutture pubbliche anche se non rispettano la legge, né quella nazionale né quella regionale. E quindi si accreditano tutta una serie di strutture che sono che afferiscono più alla matrice cattolica dei consultori, perché poi dopo magari vale la pena di ricordarlo, nascono prima dei consultori pubblici, dei consultori privati, nascono nella prima metà degli anni 50 e i primi a nascere sono in realtà i consultori di matrice cattolica, non quelli di matrice laica. Comunque, chiusa parentesi. Con questa riforma quindi abbiamo una parificazione fra strutture dove viene introdotto questo sistema della tariffazione e remunerazione, cioè c'è una lista di prestazioni tariffabili, la visita ginecologica viene rimborsata €30 e queste sono le funzioni tariffabili. Poi ci sono le funzioni non tariffabili, che sono tutto quello che riguarda iniziative, attività più appunto sociosanitarie, quindi i colloqui di gruppo, i corsi di educazione sessuale, dove lì vengono remunerati, si dice, le strutture private a seconda del numero di persone che queste iniziative coprono. Il corso quindi a 50 persone verrà remunerato tot. Allora, che cosa succede? Che nel differenziarsi di servizi proposti tra pubblici e privati, e quindi anche nella differenza di soldi che percepiscono le strutture pubbliche e quelle private, con un aumento crescente del denaro incamerato dalle strutture private, vengono proposti servizi diversi. Quali? Vediamo tre, per esempio, per fare un esempio pratico e concreto per capire cosa significa. Nel 2010, corsi sulla relazione di coppia, i pubblici ne hanno svolti 31, i privati ne hanno svolti 92. Corsi di contraccezione e procreazione responsabile, i pubblici ne tengono 224, i privati 52, 4 volte meno. Direi meno male, perché se vanno ad insegnare che il contraccettivo è il calcolo dei giorni, meno male. Corsi per la prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili sono stati 195 nel pubblico e 27 nel privato. Ok, quindi ecco anche che cosa significa che una massa di denaro viene spinta rispetto al settore pubblico nel settore privato accreditato, significa anche che cambia quello che viene offerto alle cittadine. Allora, l'altro passaggio significativo è nel 2010, prometto che vado veloce e breve. C'è un DGR, insomma c'è una nuova legge della Regione Lombardia che definisce, che si pone di ridefinire la mission dei consultori verso centri per la famiglia. Quindi in questo DGR dichiara l'intenzione di ridefinire la mission dei consultori familiari trasformandoli in centri per la famiglia in grado di assicurare la presa in carico globale di tutte le problematiche che riguardano le famiglie in senso lato, con particolare rilievo alle funzioni di ascolto, orientamento e sostegno psicopedagogico. Non c'è una sola volta la parola salute della donna in questo DGR, non esiste. Allora iniziano le sperimentazioni in 30 centri pubblici e privati e succede anche che non viene definito un protocollo comune, ma ogni ASL fa un po' alla cavo, cioè come ritiene opportuno, quindi in modo disomogeneo. Non vi leggo quali sono tutte
oltre alle prestazioni già erogate, che cosa dovrebbero anche fare in più i consultori diventando centri per la famiglia. C'è molto di accompagnamento e preparazione delle famiglie a tutta una serie di figli minori con problemi, affidamento e adozione, minore vittime di violenza, però c'è anche prevenzione e interruzione volontaria di gravidanza e sostegno alla nascita e puerperio. Che cos'è? Questo è il Fondo Nasco. Fondo Nasco, che è stato istituito nel 2008, che prevede che quando una donna va in un consultorio a chiedere un'interruzione volontaria di gravidanza, le chiedono se ci vuole ripensare in cambio di una quota di denaro che adesso è, siamo arrivati, mi sembra, su intorno ai 100 al mese, l'hanno abbassato, prima erano 180, 182 centri, adesso sono 100 al mese per 18 mesi. Grazie. Adesso abbiamo il Fondo Nasco, il Fondo Cresco e un altro ancora, no? Comunque il tema della prevenzione dell'interruzione volontaria di gravidanza è questo. Hanno stanziato 8 milioni, cioè una grande quantità di soldi per questo Fondo Nasco, scusate, non sono precisa sulle cifre. Ultimo punto di questa controriforma è il nuovo tariffario nel 2012. Raddoppiano le prestazioni dell'elevata integrazione sanitaria, che sono quelle che dicevamo prima, che prevedono un colloquio, eccetera, fra le quali, faccio qui l'elenco, non esiste un colloquio né pre né post UC. Viceversa, viene introdotto addirittura in alcune regioni chiedono la cosa del dottore, la richiesta del dottore per poter impegnativa, vengono tolte quelle che ancora erano rimaste esenti dal ticket, quelle prestazioni che erano ancora rimaste esenti dal ticket, che erano puerperio, l'assistente, insomma, le visite durante il puerperio e per gli adolescenti. Anche rimane il consultorio adolescenti in certi giorni, ma se l'adolescente si vuole fare una visita e chiedere informazioni sulla contraccezione adatte a quello che la visita ha rilevato, se la paga, a proposito di prevenzione. Il 2013 insiste, nel 2013 questa riforma viene considerata ormai matura per essere attuata, era stata sperimentata, viene rinforzata, quindi c'è un nuovo IGR che ribadisce che i consultori diventeranno i centri per le famiglie, che bisogna organizzare degli spazi ben identificati dedicati alle relazioni familiari, promuovere iniziative di automotorismo fra i genitori. Questo è un tema cruciale, valorizzare i compiti che già la famiglia svolge, offrendo ad essa una rete di supporto in ottica di sussidiarietà. Questo ovviamente è il concetto di welfare della destra, il welfare lo fanno le famiglie, leggi delle donne che giustamente stanno in casa a dedicarsi al lavoro di cura. Che cosa fa l'ente pubblico, la regione si occupa di aiutarle a sostenere al meglio questo compito, non offrendo servizi, ma appunto dicendo, dando loro delle informazioni e aiutandole a casa. E questa è l'ottica della sussidiarietà, e infatti dice invio ai servizi privati, questo è proprio scritto nel DGR, o delega di funzioni di assistenza alla famiglia stessa. Si parla anche di creare uno sportello unico del welfare, non si sa come, non si sa quando, non è definito in nessun modo. Adesso questa riforma dovrebbe essere attiva a giugno di quest'anno, cioè a giugno di quest'anno dovrebbe essere estesa a tutto il sistema di consultori pubblici e privati accreditati. La situazione reale però, cazzo, non ho le slide, no niente, peccato perché io avevo una serie di numeri invece dove che nella realtà, a dispetto di questa attenzione a parole dimostrata alla famiglia, sono stati aboliti, azzerati una serie di strutture che erano specificamente rivolte ai minori in difficoltà, alle famiglie in difficoltà, proprio azzerate, cioè strutture che non esistono più. Per esempio i consultori pubblici adesso si trovano a gestire tutto l'invio dei tribunali dei minorenni, perché le strutture che c'erano prima non ci sono più, vengono inviate a loro, quindi sono
Bologna vogliono mettere dentro anche lo sportello welfare, l'aiuto per le mamme e i bambini disabili, eccetera. A me risulta che il Comune di Milano non sta sostanzialmente facendo alcuna obiezione a questa riforma, nella quale è coinvolto, perché essendo socio sanitari una parte di responsabilità il Comune ce l'ha. Sono state fatte diverse, su spinta sia dei sindacati che delle associazioni femminili e femministe, sono stati fatti delle interrogazioni a livello di commissione, sono stati fatti diversi incontri con il direttore dell'ASL, però il nostro Maiorino di fatto punzecchiato e pungolato dice che problema c'è in questa trasformazione, no? E quindi non abbiamo un reale supporto da parte del Comune di Milano. A livello regionale c'è il muro di gomma totale, sono state fatte diverse interrogazioni sia sul tema dei consultori sia sul tema dell'obiezione di coscienza, e il muro di gomma è mostruoso, cioè micidiale. I gruppi di opposizione o non sono preparati o sostanzialmente esatto. E qui c'è una risposta, è carino, no? Ve lo leggerei così per chiudere in bellezza, che cosa diceva l'assessore Bresciani 2 anni fa, adesso è cambiato, però penso che il tono sia lo stesso. C'è la Valmaggi che ogni tanto fa delle interrogazioni sul tema dell'obiezione di coscienza e di anno in anno la cosa si trascina, perché una volta le rispondono che non ci sono i dati, l'altra volta le rispondono non ci sono i dati perché non c'è un sistema informativo che raccolga i dati, e già dico poniti un problema, no? Allora a un certo punto riesce ad avere una risposta, e la risposta del nostro assessore, ex assessore: io non posso certamente obbligare nessuno ad essere abortista, non posso certamente fare un concorso solo per abortisti perché mi contestano immediatamente. I dati forniscono una sintesi generale del problema, perché è chiaro che è un problema, però è un problema insuperabile perché noi dobbiamo andare a parlare di una legge nazionale, quindi non abbiamo competenze in quell'ambito se non quelle di eseguirle. Questa è una chicca. Qui si verifica, allora poi ci sono, cioè Bergamo, ostetrici, ginecologi, Brescia, fa l'elenco di tutti gli obiettori che ci sono e dice: e io non posso mica spingermi con il Mitra, capite qual è il discorso? Questo è il nostro ex assessore. Sulle proposte però posso aggiungere anch'io la mia. Allora, sulla questione della denuncia, a quanto ne so c'è il gruppo di Usciamo dal Silenzio siccome c'è dentro un'avvocata che è la Giovanna Fantini, che si è occupata a lungo della questione, lei proprio lo dice in tutti i modi: non c'è la possibilità di fare un'azione collettiva, bisogna che sia, come è stato nella legge 40, un singolo caso. Allora forse sarebbe utile trovare un punto di visibilità dove mettere le schede per denunciare, dove proporsi come punto di raccolta di eventuali denuncia. Quello secondo me è più che fattibile, cioè intercettare il più possibile il disagio, perché adesso anche uno che ha un problema da porre non sa a chi porlo, quindi intercettare il disagio secondo me in questo momento è la cosa basica da fare. Beh, ad esempio le torinesi hanno fatto Tana libera tutte per quanto riguarda l'obiezione di coscienza nelle farmacie sulla pillola del giorno dopo, e si potrebbe pensare a una cosa del genere. Ad esempio anche c'è, su Roma c'è mappa che pillola. Scusate, io